Bella a tutti i miei slimes, qui a bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare THB1, THB1, come lo volete chiamare, dei Delonious B. È passato circa un anno e mezzo dal loro primo album ufficiale, appunto THB. Hanno deciso di tornare con 6 nuovi singoli che andrebbero a comporre quella che sulla carta è una deluxe edition, anche se loro hanno ribadito sui loro account Instagram che non si tratta di una deluxe edition, non va vista così, ma come una seconda parte del disco o in generale una seconda tappa di quello che è stato il percorso proprio THB, che con questo progetto appunto finisce. Io direi di partire con l'intro Givenchy, ma prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste e lasciare un mi piace nel caso in cui non l'aveste già lasciato. In descrizione trovate anche tutti i miei social e le mie playlist e anche il gruppo Telegram. Prima canzone Givenchy. Stiamo andando lì, baby, mica doni ci sta. Ehi. Chiamano la polizia. Stiamo mamma mia. Lì, baby, mica doni. È già ardissima questa. Siamo dentro. Baby, Kiro e Bram, uno davanti, l'altro dietro. Ehi. Tu mi sembri uno che se la beve. Ah no. Givenchy e la mia luna e la mia leva. Oro bianco, guarda la mia bocca sta brillando. Rocco Givenchy, la mia cinta non è finta. Pullappiamo il club. Ecco Brown. Tutte le fa cappate tutto. Un po' poco qualcosa. Hai sato se non me ne frega un cazzo. Poppa su e chitami per light con la cap nella Ma così subito come intro una canzone secondo me potentissima. Vi dico che già dall'attacco, dal primo ritornello, ho avuto la sensazione di sentire uno dei pezzi più potenti usciti quest'anno in Italia. È veramente assurda, a partire dalla produzione che è tutto un mix tra il sound classico trap ma magari anche quel lato un po' più underground della musica. Loro ci hanno rappato veramente di Cristo. Kiro mi è piaciuto un pochino più di Brown, ma perché ha fatto un ritornello devastante e anche come flow nella sua strofa è stato veramente forte. Brown pure ha fatto veramente uno strofone, cioè figo, proprio figo. Questa canzone è una hit devastante e non me lo aspettavo sinceramente. Comunque la produzione è di un certo Agony che non ho mai sentito, ma mi piace proprio come ha creato l'atmosfera giusta per questo pezzo. Io andrei col secondo che è Trappas. Lasciami più tempo, mi serve più spazio. Chiamo mio fratello, ti bulla poi in una. Sembra Daytona. Ehi. Parlarmi di fan, non me ne frega un cazzo. Se siamo capiti, you know what I'm saying. La passo, la zippo e la trippo col gang. Madonna. Non è una shit. Piscio in testa sti bitch. Chess. Phoenix non ci vedo, non mi reggo in piedi, mi cadono i jeans. You know what I'm saying. Molle perché non sento la testa. Ok. Tardata, ma mi dà la testa. Ehi, hey. Mamma mia. Che bello. Cap zombie la wet addosso. Guardami, ho due gambe in mano. Chiedi giro se stiamo slengando. Mamma mia, anche questa veramente devastante. Sono tornati super in forma e bene o male lo avevano detto, perché in questo anno e mezzo magari ci si aspettava un po' di musica. Già da un nuovo progetto ci si aspettava magari un album di 10-12 tracce, comunque non 6 inediti. Però avevano detto che stavano lavorando a roba effettivamente forte. Preferivano prendersi un po' di tempo proprio per premiare la qualità piuttosto che magari la quantità. E devo dire che a giudicare da queste due tracce vedo anche un bel glow up rispetto proprio a THB. Terza traccia, La Famiglia. Ok. Bello il beat. Parla a me se parli di swag. L'abbiamo nominate tutte. Ricorda un po' Beatbox is Potem Gadem. Mi sta dando la testa. Bim caramelle. Arrivo 8-13, mi trovi postato. È difficile dire se mi è piaciuto o meno, perché ho vibato, non andrò a mentire. Però alla fine della canzone, boh, la devo riascoltare. Però apprezzo un casino comunque il modo in cui ci hanno rappato, il flow tutto rallentato un po'.
po' bloccato, sbiascicato, che secondo me ricorda anche molto proprio le droghe, l'effetto che hanno magari sulla parlata, anche perché nella canzone ne hanno nominate tipo 150, cioè la canzone è stata rappata leggendo i nomi delle droghe, io me le immagino tipo lista della spesa. Però hanno spaccato, ancora una volta Kyre Brown, veramente bravi, e anche Almighty Brian, credo in una delle sue prime apparizioni poi musicali, lui da sempre il loro socio, però musicalmente non l'abbiamo ascoltato tantissimo, bravo, bravo, mi è piaciuto, forse lui di meno di loro due, però tutto sommato una bella traccia. Io andrei avanti con la quarta, che è B.B. Simon. La hit da club abbiamo. Sto trippando, mi hanno detto in zona che il livello si sta alzando. Il tuo push è peso perché è peggio di un notaio. Metto la cintura sotto al cazzo. Trip hard, la mia belt è B.B. Simon. Ok, ok, facci segni con la mano. Rischierebbe il contatto, so dove trovarlo il guadagno. Sto pensando, ok, ok, facci segni con la mano. Ok, ok, sono escherebbe il contatto. Sto drippando, giga, sono mischiato alla lin. Se vuoi valermi, tesoro, puoi chiamarmi al telefono. Molly mi vuole bene, posso sentire un cavallo. Se mio fratello viene a prendermi, la gente sta sotto. Su quelli snitch, grazie, ma non ne ho bisogno. No, questa è la prima che non mi è piaciuta. No, non me la riascolterei sinceramente. Medi l'avevamo già trovato in THB, l'album originale, in Diamanti d'Oro, e lì l'avevo apprezzato molto di più, onestamente. La canzone era un po' più musicale, anche lui faceva il ritornello. Qua lui non mi è piaciuto granché. Poi Kirua sì, meglio. Però non me la riascolterei, non lo so, a differenza delle prime che mi hanno fatto volare, questa leggermente di meno. Tra l'altro qui non c'è la strofa di Brown, quindi solo Kirua e Medi. Andiamo avanti con Poppin. L'avevano spoilerata. Piccolo angelo bastardo, non mi parla, non ti sto ascoltando. Un cazzo, sai che non cambio posizione, non cambio. La chiamo Troia ma l'amo. Ok. Mi chiama amore ma mi odia. Mi stanno cadendo i jeans perché sto tutto fatto. Ok. Buona fortuna. In bocca al lupo. Mentre fumo frutta. Forse domani muoio per il divertente. Guarda che tu strisci per terra, sei peggio di un raso. Merda. Se muoio fra mezz'ora non fate risalto. Come ho detto anche nella reaction, questa effettivamente l'avevano spoilerata e già dallo snippet si vedeva che era abbastanza figa. Infatti Kirua fa un bel ritornello, anche una bella strofa, ma qui penso di aver preferito Brown. Come sempre, tutti e due molto forti, è difficile dire chi ha spaccato di più in almeno queste tracce, perché veramente mi stanno piacendo tanto. C'è una barra di Brown che ora la riprendo. Forse domani muoio ma è divertente, una cosa del genere, che direi che poi riassume benissimo. Proprio in questa frase è riassunto tutto il lifestyle e THB in generale, tutto il loro mood, quindi mi è piaciuto per questo. Io passerei all'outro, l'ultima canzone, la sesta, che è What's Up. Nulla mi calma, nulla mi cambia. Non c'ho ma, non c'è un però. Non fare il gangster, sei solo un bitch. Manica WhatsApp, manica WhatsApp. Sto sippando ai tag. Ehi. Sto sippando ai tag. Ai tag. La mia tipa è sempre la più figa. Ehi. La seconda parte più swag della prima. Ehi. Tipa, vieni qua, sei carina. Non parlavo con te, parlavo con la tua amica. Ehi. In giro con i tossici in strada. Baby Kyre Brown abbiamo fatta di strada. Okay. Tieni ferma quella troia perché pazza. Ci sto odiando tutto curvo, c'è la gobba. Check me out, dog. Abbiamo tre host nella house, dog. Ok. Quando stavo peggio stavo meglio. Quando stavo meglio stavo peggio. Ma vi dirò, bella anche questa, mi è piaciuta parecchio. Sicuramente si sente che è diversa dalle altre, sia per il sound, ma perché proprio è un po' più conscious, magari il ritornello di Kirua, perché poi alla fine nelle strofe rappano sempre le stesse cose. E questa magari è un po' un difettuccio, una cosa che poi a me non dà neanche quanto fastidio, però magari a qualcun altro può dare. Non so quante volte hanno nominato chetamina, coca, oxy, xanax e via dicendo. Ripeto, per me non è un problema, però magari una piccola cosa su cui possono migliorare, perché poi per il resto su 6 canzoni 4 mi hanno fatto magari impazzire, 5 mi sono piaciute, solo una è quella che onestamente non mi riascolterei, che è quella con Medi. Però per il resto bello, bello come progetto, mi è piaciuto molto, ero in hype, sì, non mi aspettavo però neanche chissà quanto. E invece secondo me in alcuni casi hanno addirittura surclassato le tracce di THB,
l'album ufficiale. Quindi GG, Easy, sono contento per loro, sono in hype per un loro prossimo progetto. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? Qual è la vostra canzone preferita? Lo preferite a THB l'album ufficiale o no? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Vi ricordo che in descrizione trovate i miei social, le mie playlist e il gruppo Telegram. Mi raccomando, passate, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap. Nulla mi cambia, nulla mi cambia.